Avviando il download che ci separa dalla prima partita sulla nuova concretizzazione del brand Killer Instinct, abbiamo provato un mix d'emozione e rabbia. La prima, perché si tratta di un capolavoro esordito nel 1994, riproposto oggi con tutti i pregi che le console next gen possono portare, grafica in primis. La seconda, per la delusione di non poter mettere sulla mensolina una bella versione retail da collezionisti, dopo 20 anni d'attesa, prevedendo il titolo solo una distribuzione in forma digitale. Nonostante questa amarezza, abbiamo iniziato a lanciarci in furiose battaglie senza troppi preamboli, anche a causa di una forte mancanza di varietà in termini di modalità di gioco. Il feeling del titolo originale è immutato, personaggi dall'aspetto tetro ed inquietante tornano a battagliare a suon di combinazioni da decine di hit consecutive, svelando una meccanica di gameplay di tutto rispetto. A contraddistinguere e rinnovare il sistema di combo già apprezzato nei precedenti datati capitoli, viene utilizzata in Killer Instinct una sorta di schema a blocchi da rispettare eseguendo in ordine mosse opener, auto, linker, auto ed ender. Si tratta in fin dei conti di attacchi standard e speciali appartenenti ciascuno a singole categorie, da concatenare in ordine per realizzare lunghe combo, in un sistema che lascia comunque spazio alla creatività, seppure richieda il buon completamento di una sequenza al fine di fare effettivamente del danno serio. Colpi singoli e improvvisati non si traducono infatti in danni concreti, a dimostrare la volontà del team di sviluppo di voler premiare il giocatore tecnico piuttosto che quello improvvisato. Reminiscenza dei primi capitoli di Killer Instinct sono le Combo Breaker, anch'esse tornate nella nuova edizione per dar modo a giocatori e CPU di interrompere le lunghe serie di colpi avversari. Realizzabili premendo semplicemente i due tasti attacco della stessa potenza tra deboli, medi e forti, consentono di bloccare l'avversario a condizione di azzeccare con quale potenza d'attacco questi stia concludendo le singole parti delle sue combo ed equiparandola. Su base similare funzionano anche le Shadow Moves, mosse speciali contrastabili tra loro solo per categorie, che danno vita ad un sistema molto mentale, una sorta di morra cinese ad alta tensione e spettacolarità, che necessiterà della massima conoscenza dei giocatori, non solo del proprio personaggio, ma anche degli avversari. A chiudere il cerchio è a disposizione dei combattenti la modalità Istinto, tramite la quale, al costo di due barre accumulate e altrimenti utilizzabili per le mosse ombra, ciascuno dei personaggi può attivare un particolare status che gli conferisce specifici bonus come autocura, velocità, forza d'attacco e non solo. Oltre a tali vantaggi, il sistema può essere usato durante le combo per rallentare di pochi frame l'azione e sfruttare la brevissima finestra di vantaggio per dare uno o due colpi in più all'avversario, estendendo così la serie di attacchi, magari per tenerlo in aria qualche secondo in più e continuare a colpirlo furiosamente. Il titolo Double Helix si propone sul mercato in una particolare forma free to play che prevede il download gratuito con la possibilità di giocare un personaggio a rotazione gratuitamente, Iago al lancio del titolo, dando modo di acquistare singoli campioni a poco meno di 5€, oppure tutto il cast di 6 combattenti disponibili da subito, più due in uscita a breve, per circa 20€ con il pacchetto Combo Breaker. Oppure ancora, tutti i personaggi, arene, accessori di personalizzazione e la prima edizione di Killer Instinct a 39,99€ con la Ultra Edition. Tutta l'offerta ludica a cui potrete avere accesso viene definita primo round e nel corso del tempo verranno rilasciati ulteriori rounds, il secondo dei quali già confermato, che verranno proposti con gli stessi scaglioni di prezzo e che potranno combinarsi tra loro per dar vita ad un unico grande titolo. Una scelta che punta a dare supporto a Killer Instinct nel lungo corso, e questo è positivo, ma che priva i fan di un prodotto fatto e finito da subito, obbligandoli soprattutto a spese folli qualora volessero avere tutti i contenuti offerti extra inclusi. Immaginando di acquistare solo i due round già confermati nella loro edizione completa, arriveremmo già ad un costo di circa 80€ per 16 personaggi, e sempre nell'ottica di sbloccare tutto lo sbloccabile, saliremmo di altri 40€ per ogni blocco di 8. L'esperimento di avvicinarsi ai metodi di distribuzione tipici dei MOBA può certamente avvicinare tanti nuovi fan, disposti a provare un personaggio e sbloccarlo solo se apprezzato. Ma i giocatori appassionati, quelli che vogliono poter sfruttare al massimo il roster e divertirsi con grande varietà, rimarranno molto probabilmente delusi. Nel realizzare Killer Instinct, Double Helix si è trovata davanti una scelta: nell'impossibilità di raggiungere gli agognati 1080p a 60 frame per secondo, avrebbero dovuto scegliere di mantenere alta la risoluzione oppure di perdere qualcosa in densità di pixel ma mantenendo un alto frame rate. Scelta saggia, hanno puntato la seconda opzione, e i 720p a 60 frame che animano Killer Instinct portano su schermo un comparto tecnico apprezzabile e adatto al genere, dove il dettaglio conta certamente meno che stabilità e rapidità dei fotogrammi, al fine di mantenere fluide le animazioni anche quando gli effetti particellari di mosse speciali esagerate riempiono lo schermo. Mosse speciali e tecniche shadow danno vita a festival di particelle e poligoni che colorano lo schermo, specialmente quando impattano tra loro creando scintille e zampilli colorati. E le texture, quasi color pastello, che in vero ricordano lo stile adottato dalla serie di Street Fighter dal quarto capitolo in poi, sono altresì d'ottima fattura e adatte al contesto di gioco. Meno di qualità invece le singole animazioni quando le si osserva attentamente. Specialmente su attacchi base e parate è infatti facilmente percepibile qualche mancanza in termini di frame d'animazione, che porta a movimenti violenti degli arti dei vari combattenti.
Sul versante netcode, le prime partite mostrano una buona tenuta del codice, che consente sfide ad un buon livello senza lag eccessivo. Incredibile notare come già nelle prime ore dal rilascio di Xbox One, e quindi del titolo, siano già presenti online giocatori in grado di realizzare combo mostruose, evidentemente vecchi appassionati che non vedevano l'ora di mettere le mani sul titolo next gen per sfogare il proprio istinto, congelato ormai da troppo tempo. Killer Instinct è un ottimo picchiaduro e nella sua forma free to play dà modo a qualunque livello di videogiocatore di farsi apprezzare. Non mancano però grossi difetti sul versante animazioni, che immaginiamo verranno sistemati nel corso del tempo tramite patch ed aggiornamenti automatici. La formula d'acquisto penalizza purtroppo i vecchi giocatori che non vedevano l'ora di mettere le mani sull'intero mondo Killer Instinct in un'unica soluzione, quelli che amano il brand tanto da voler imparare le singole mosse di ogni personaggio. Gli stessi, peraltro, che per anni hanno tenuto vivo il ricordo del gioco invocandone il nome ad ogni occasione. Per questo genere di giocatore, del quale facciamo parte anche noi, speriamo vivamente venga pubblicato un piano di scontistica importante, magari in forma Season Pass, che consenta di ottenere tutto ciò che verrà rilasciato senza dover prevedere spese folli. Killer Instinct è disponibile dal 22 novembre 2013 in esclusiva per Xbox One. Sviluppato da Double Helix Games, è distribuito in Italia da Microsoft. Per la recensione completa, news e le soluzioni, vi invitiamo a visitare games.it. Continue.